Buona giornata amici di Money.it, ritroviamo Marco Rizzo, benvenuto Marco. Ecco, adesso ti sentiamo benissimo. Eccoci qua, Allora, buongiorno. il titolo è chiaramente evidente, con te dobbiamo commentare un po' di cose. Arriveremo poi chiaramente a parlare delle elezioni, di come si arriva, prima non ci fanno votare, adesso invece si vota con una fretta incredibile. E ti volevo chiedere appunto, innanzitutto, ecco, come giudichi questa fine del governo Draghi e che cosa ti fa venire in mente anche il modo in cui poi si è arrivati a queste dimissioni, nonostante che comunque in Parlamento lui avesse una maggioranza. Ma intanto io seguo attentamente quello che sta succedendo anche con un po' di memoria storica. Ad esempio, stavo guardando che il Partito Democratico, avete notato, è sempre molto litigioso. Smette di litigare quando arrivano i tecnocrati, cioè quando arriva Monti, quando arriva Draghi, lì smettono di litigare. Come se fossero totalmente assoggettati a questi personaggi che vengono catapultati, paracadutati dalla grande finanza, dalla grande economia. Quindi, insomma, c'è un po' di c'è la prova della subordinazione alla politica. Tra l'altro, non notavate che nessuno parlava, addirittura si diceva Draghi verrà anche dopo, vediamo votare. Adesso di colpo ci hanno mandati a votare, perché probabilmente sanno anche che in autunno ci saranno problemi serissimi. Tanto ormai Draghi quello doveva fare lo ha fatto. Il tema grande, al di là della gestione su cui si può discutere ampiamente, dalle pensioni ai licenziamenti, alla vicenda della sanità, alle privatizzazioni, tutto quello che concerne la politica. Ma il tema grande di Draghi è stato quello di riuscire a cambiare la politica estera italiana ancora in peggio. Cioè, è la politica estera italiana che con la prima repubblica era, diciamo così, una politica un po' mediana tra la NATO e gli altri interessi. Questa volta si è messa a capofila in Europa, scavalcando la Germania, la Francia, tutti, e appaiandosi con la Gran Bretagna direttamente in direzione degli Stati Uniti. Adesso intendiamoci, questa è una guerra del dollaro contro la parte del mondo emergente. E la guerra della Russia con gli Stati Uniti e viceversa, della NATO con la Russia, l'Ucraina è messa lì in mezzo al massacro, cioè l'Italia poteva avere un'altra posizione. E invece l'Italia ha avuto una posizione netta, sanzioni, più armi, molto netta. E questo ha fatto sì che ormai il danno è fatto. Cioè noi usciamo dalla vicenda economica e finanziaria delle tariffe, dell'energia, del gas, in una nebbia assoluta. Quello che sta accadendo, li vedete, abbiamo il Qatar, abbiamo l'Algeria, sono tutte piccole cose. I rigassificatori, peraltro molto inquinanti, quindi insomma, noi i 30 miliardi di metri cubi di gas che prendevamo dalla Russia, ne prenderemo, se va bene, 5 o 6 da qualcun altro e poi dopo sono affari seri. Quindi il disastro economico e sociale ci sarà, è già fatto. Quindi Draghi può anche andarsene, magari va a fare il segretario generale della NATO, magari va a fare il presidente della Commissione europea, non lo so, va all'ONU, va alla Banca Mondiale. Questi personaggi hanno le porte girevoli, non è un problema per loro. Ma il suo compito l'ha compiuto, lo ha fatto. E adesso, se ci fossero state le elezioni in tempi normali, probabilmente uno schieramento ampio del dissenso per quello che è successo durante la fase della pandemia. I licenziamenti, il no green pass, per quello che è successo adesso con la guerra, sarebbe cresciuto enormemente. Si parla di un 30% di possibili elettori, persone che vogliono protestare. Poi intendiamoci, non è che passa tutto attraverso il Parlamento, perché lo sappiamo benissimo, però passare anche dentro il Parlamento non sarebbe stato male. Hanno accelerato in tempi rapidissimi. Pensate che lo scioglimento delle Camere dell'altra settimana, gli adempimenti li hanno lasciati quelli formali che possono valere solo per i partiti che sono già presenti in Parlamento e hanno l'esenzione delle firme. Ad esempio, le candidature per l'estero, per le circoscrizioni estere, scadono il 27, cioè oggi. E tu, se
raccogli le firme, dovresti raccogliere 300-400 firme per le circoscrizioni ampie, no? Europa, Asia, America, ma non è che le raccogli online. Le persone devono andare a firmare nei consolati, magari i consolati sono a 300-400 chilometri, è chiaro che noi non lo possiamo fare. Quindi già una parte della democrazia, cioè la rappresentanza degli italiani residenti all'estero, per chi è nuovo non c'è con questi tempi. E diversamente noi dobbiamo raccogliere, se le firme sono dimezzate, sapete quante sono? Sono quasi 40.000, da Sondrio Imperia, da Siracusa a Bolzano. Abbiamo tempo, dobbiamo finire, stiamo ultimando, le liste sono praticamente finite, poi bisogna stampare tutto, inviare tutto e cominciare la raccolta delle firme. Avremo sì o no 10 giorni per farlo. Mentre invece per tutti i partitini, Amici del Giaguaro, Calenda, hanno ritagliato un abito vicino a loro. Hai preso l'1%, sei dentro una coalizione? Va bene. Hai preso l'1% fuori? Non va bene. Hai fatto il gruppo al Senato? Va bene, ma lo devi aver fatto prima del 31 dicembre 2021. Non sto scherzando, andatevi a leggere la legge che è stata fatta 2 settimane fa apposta. Quindi, insomma, però, come dire, noi ci proviamo, non ci fanno entrare in Parlamento, non succede niente. Poi andranno loro a parlare con le piazze, no? Manderanno Speranza, Calenda a parlare con la gente infuriata che ha perso i posti di lavoro, con la gente infuriata che non ha più soldi per mangiare. Ci divertiremo, lo dico amaramente, però dico, quindi il problema non è solo stare dentro il Parlamento, è stare dentro e fuori il Parlamento. C'era qualcuno più famoso di me che l'ho detto ed è anche riuscito a fare qualcosa di serio. A proposito di Calenda, a leggere i giornali, uno venisse da fuori Italia a leggere i giornali, sembrerebbe Calenda, no, rappresenti un personaggio centrale, diciamo, dell'asse politico italiano, addirittura del futuro di questo paese. Ecco, questa sua esposizione mediatica di Calenda, come te la spieghi? Ma a parte i soldi che evidentemente ha per finanziarsi tutte questa immagine, Calenda secondo me non lo vota manco la madre, so che il figlio mi pare abbia delle preferenze per noi, addirittura quando non ti votano neanche in famiglia, ha detto tutto. Allora, sai che è iniziato in questi giorni, poi arriviamo all'unione che avete fatto, no? Con altre forze. C'è un tema, no, proprio nel mondo cosiddetto dissidente, che è stato lanciato in questi giorni. C'è stato, no, l'appello del giurista Ugo Mattei, dicendo che se uno non si presenta unito non viene riconosciuto, insomma si va incontro a un disastro. C'è chi dice è inutile andare appunto alle elezioni, quindi invoca l'astensione perché tanto non cambierà nulla. C'è chi dice invece la grande occasione che aspettavamo appunto per portare questo mondo all'interno del Parlamento. Quindi però c'è una grande frammentazione nel mondo dissidente, questo non c'è dubbio. Allora, regola numero uno, hanno tutti un po' ragione. Non è che noi siamo i più bravi, abbiamo ragione più degli altri. Io ho personalmente, con gli altri che hanno fatto questa intrapresa con noi, con Francesco Toscano, con Stefano D'Andrea, Ingroia, Camilli del Comitato No Draghi, altri che si sono aggiunti, la Francesca, insomma abbiamo incontrato tutti. Tu mi dici Mattei, io ho la plastica visione di Mattei nel mio ufficio a Roma, abbiamo discusso di queste cose. Sono tutte persone serie che stanno cercando di capire qual è la strada migliore. Secondo me la strada migliore, fatte salve alcune eccezioni, ma per motivi anche di modalità provocatoria, dovevamo metterci tutti assieme. Noi abbiamo, alla fine, se poi, perché sai, poi i numeri contano, noi abbiamo incontrato tutti, parlato con tutti, alla fine abbiamo messo assieme, grandi e piccole, 15 organizzazioni. Sfido a vedere oggi se ce ne sono altri che ne hanno, si può essere, non so, mi dicono il Treville a Cugnal, sono 2-3, benissimo. Mi dicono Paragone, forse Alternativa addirittura. Bene, sono 2. Noi ne abbiamo messi insieme 15. Siamo stati fino alla fine ancora a discutere
con quelli di Alternativa fino a due sere fa. Alla fine ci hanno chiesto che il loro simbolo doveva essere messo in preminenza, gli abbiamo spiegato che nessuno abbiamo tolto tutti i simboli, mettiamoli tutti. Io sono per metterlo alla faccia martello, intendiamoci. Ma se si fa un intrapreso c'è un pezzettino di ognuno, no? Poi alla fine, sai, alla fine devi, non ti presenti, perché se vuoi provare a farlo, devi tirare la fine, devi chiudere, devi presentare le liste, mettere i nomi, i certificati, tutto, oltre non si può andare. Però io vorrei che noi ci proviamo. Presumo, spero di farcela, che ce la facciamo. Altri si presentano altrove, benissimo. Ognuno faccia, però non siamo nemici, ecco. Ho letto, ogni tanto guardo i social, ci sono delle cattiverie anche individuali, è sbagliato. Mattei sta in una discussione con noi, non è dentro con noi, non fa niente. Non è che Mattei è il primo nemico perché non fa quello che dico io. Il nemico è Draghi, il nemico è il sistema, il nemico. Quindi abbassiamo la verve polemica tra le aree che dissentono con questo sistema, se no non andiamo da nessuna parte. Ecco, questo è il messaggio che noi vorremmo lanciare. Noi ci proviamo con Italia Sovrana e Popolare. Bene. Quelli che non ci sono, magari saranno i nostri alleati più stretti domani, dopodomani. Quindi la politica bisogna anche, come dire, farla con visione. Ecco, questa è un po' la mia personale valutazione. Dice Francesco, la differenza è che loro sono riusciti a mettere uno come Draghi, che bene o male è riuscito a unire tutti, noi questo non riusciamo a farlo. Beh, diciamo che partono da rapporti di forza un poco diversi, ecco. Cioè, se io vi raccontassi come abbiamo fatto le liste in un ufficetto fino alle 3 di notte, ogni notte, con le telefonate, con la gente che non mangiavamo, cioè, quelli stanno nei salotti, hanno tutte le strutture, battono solo un tasto, insomma, stiamo parlando di livelli, non, cioè, non so, Toscano deve prendere l'aereo, arriva il senatore De Sì, io ho la macchina parcheggiata a Circo Massimo, andiamo in taxi fino lì, ti accompagno io di corsa, gli altri sono all'elicottero, cioè, di cosa parliamo? Noi siamo degli sfigati, questo, rappresentiamo il popolo, quelli rappresentano le elite, scusate, non è che c'è il cambio di sistema, no? Bisogna conoscere i propri punti di partenza. Ecco. Ecco, proprio sul tema dell'Unione, qualche giorno fa Paragone ha fatto un video e ha spiegato dal suo punto di vista, ha detto noi siamo, non ha detto un marchio, ma insomma abbiamo il nostro movimento che l'abbiamo creato da un anno, è riconoscibile. Se andiamo da soli, comunque per noi la soglia di sbarramento è molto più bassa. Se andassimo in una coalizione, lo sbarramento sale all'8 e quindi c'è il rischio poi di non entrare. Su questo no, non scherziamo. Allora, la legge elettorale è molto chiara. Se vai in una coalizione con i simboli staccati uno dall'altro, lo sbarramento è all'8, tutto quello è al 10, tra l'altro, ma comunque. Ma se tu vai con un simbolo unico, poi puoi mettere anche i simbolini tutti dentro, se vai con un simbolo unico devi passare il 3%, quindi non giochiamo su questo. Loro hanno un marchio, io ho un marchio, non so se si vede, sta là, è la falce martello del Partito Comunista, un marchio che non c'è da un anno, c'è da 150 anni, lasciamo perdere. 100 anni il PC e la storia della sinistra, dei comunisti e dei socialisti è ben più ampia, da 150 anni, quindi non è un problema di marchio. Ecco. Peraltro, noi abbiamo avuto due competizioni dove c'era il simbolo con Paragone e il simbolo con Marco Rizzo, la faccia Martello Sito Rizzo. A Siena, politiche, sto parlando, quindi paritari, a Siena dove c'era Letta, Partito Comunista Marco Rizzo 4,8, Italexit 1,7. Con Paragone. Collegio di Roma, 5 ottobre dell'anno scorso, Collegio di Prima Valle, Partito Comunista Marco Rizzo 6,8, Italexit 4,5. Quindi, insomma, ma non me ne frega niente. Cioè, però, ripeto, Paragone fa la sua strada, però noi abbiamo cercato di mettere tutti assieme per davvero.
Hai citato prima, no? Bisogna abbassare i toni, no? Le polemiche anche tra chi si presenterà non insieme, perché poi le collaborazioni sono possibili magari dopo. C'è il tema anche della grande diffidenza, questo anche tra gli elettori potenziali, no? Di alcune di queste forze, che spesso, no, ci sono delle accuse incrociate, si accusa, no, di essere, che ne so, delle liste esponenti del dissenso controllato, cioè del finto dissenso che serve a creare il caos. Questa è un'accusa che viene fatta un po' a tutti. E quindi poi con questo sospetto perenne non si riconosce più quasi nulla. Beh, diciamo che indubbiamente questo è un paese dove c'è stata la strategia della tensione, quindi, come dire, se l'area di chi si oppone, l'opposizione al sistema, si rafforza, è chiaro che è molto probabile che dentro questa opposizione ci sia qualcuno lì presente da tempo. È normale. Si attivano, vengono attivati. E a volte magari si attiva quello che è più, come dire, ortodosso nell'opposizione al sistema. Non lo potremo mai sapere, non possiamo fare l'esame del sangue. Però questo è un momento storico dove i termini delle contraddizioni del sistema, dal punto di vista di classe, dal punto di vista del lavoro dipendente, del lavoro autonomo, della piccola borghesia, del ceto medio, che se si uniscono fanno paura, perché sono il 90% del popolo. Oggi gli interessi contingenti di queste classi sono simili, e quindi ci potrebbe essere davvero un'unità del 90% del popolo. Non devi neanche fare niente, ribalti il modello di sistema contro, poi possiamo definire le elite, il governo delle banche, delle multinazionali, della grande finanza, la definizione trovatela voi. Ma questo è il 5% che governa una larga parte del mondo, che potrebbe essere ribaltato dal 90-95%. Quindi è chiaro che questo 5% ha, queste elite hanno la capacità di avere soldi, finanza, comunicazione, propaganda. Pensate anche un po', ad esempio, adesso la battaglia destra-sinistra. Adesso sembra, è tornato di moda di nuovo l'antifascismo, no? Adesso subito, no? Perché c'è la Meloni che può vincere le elezioni, figurati. Ma la Meloni è atlantista allo stesso modo di Letta. Quindi hanno proprio detto le stesse cose. La politica estera è una delle cose più importanti. Tra l'altro la politica estera in questo paese poi porta le conseguenze economiche di quella politica estera. Devono finire. Poi può darsi che non gli va bene. La Meloni ha fatto di tutto. Cosa deve fare ancora? Si è iscritta all'Aspen, è andata dai repubblicani americani al convegno, è per la NATO, ha fatto dichiarazioni di atlantismo, ha sempre votato con Draghi. Alla fine, cioè, che ci sia Letta, ci sia la Meloni, a quelli che stanno lassù cosa ne frega, no? Quindi può succedere di tutto, no? Devono mantenere una farsa democratica, no? E a volte gli scappa la frizione, probabilmente la vicenda di Draghi non è stata controllata, o magari addirittura noi pensiamo non è stata controllata, invece è stata instillata. Però devono mantenere questa parvenza, perché sennò fanno la critica alle autocrazie. Ma perché questa non è un'autocrazia? Noi abbiamo 30-40%, io sono convinto, del paese che vorrebbe un'altra posizione politica. Non ci è concesso di farla, di costruirla. Perché ti trovano i meccanismi, appunto, quelli elettorali, gli sbarramenti, gli accessi, le firme, è fatto tutto apposta. Ma può darsi che questo mondo stia lì per, come dire, non dico per crollare, ma per impattarsi. E quindi lì vedremo quali saranno i suoi movimenti, le prospettive. Se siamo uniti, se siamo tanti, se abbiamo una idea di società, ad esempio con un paese sovrano, libero di commerciare con gli Stati Uniti, con la Russia, con l'Europa, con la Cina, con l'India e con il Brasile, un paese che sia fondato sul lavoro di tutti, certamente non dato in mano alle multinazionali, piattaforme pubbliche nazionali, perché deve avere Amazon? Fai una piattaforma pubblica per il commercio fatta dallo Stato,
con dentro tutti i privati che vogliono cominciare, no? Non c'è più azione della domanda e offerta in collaborazione. Benissimo, però mettiamo una piattaforma statale, pubblica nel senso che non c'ha fini di lucro e che magari paga le tasse rispetto a quello che succede. Il reddito di cittadinanza è una roba seria per certi versi, ma dato così è una puttanata. Abbiamo bisogno di un piano nazionale per la manutenzione del territorio. Pensate se ci fossero stati dei controlli alla Marmolada. Quella tragedia non ci sarebbe stata. Possiamo assumere 200-300 mila persone che fanno quello invece di dargli l'erogazione. Poi ci sono gli invalidi che non possono lavorare, non perché non vogliono, gli danno 290 euro al mese. È una vergogna, no? Possiamo fare un sacco di cose. Un governo potrebbe fare un sacco di cose, ma dovrebbe essere un governo che ha un'idea di sistema ribaltata. E quanti la potrebbero pensare così in questo paese? Tantissimi, la maggioranza assoluta. Faranno in modo di non farcelo fare. Ecco, è possibile ipotizzare che comunque per contenere il dissenso che chiaramente sta galoppando, si ricorre al meccanismo, tu dici, no, la Meloni sostanzialmente ha detto le stesse cose, no? Ha anche votato le stesse cose sull'Ucraina. Ecco, è possibile che venga messa in campo questa finta alternanza, no? Per dare la sensazione a chi è scontento che è cambiato qualcosa e in realtà ovviamente questo non è accaduto. Ma assolutamente sì, è fatto... Questo sì è fatto proprio apposta. Però su alcuni temi, appunto, quello della guerra e della pace, poi li vedi gli schieramenti. Cioè adesso sento parlare questo Conte che vuol fare il terzo polo, ma cosa? Ha votato tutto quello che c'era da votare. Ha rotto con Draghi sui cassonetti, poteva rompere quando se n'è andato Di Maio sulla guerra, no? Ha votato allo stesso modo di Di Maio. Buffa, originale. Stavo. Quindi, sai... Quello che ha fatto Draghi contro l'Italia l'hanno votato tutti, dalla Meloni a Conte, passando per il PD e tutto il resto. Che poi è anche così, quantomeno curioso, che l'intoccabile Draghi, no, che è stato pompato, no, che è stato presentato come un eroe, a un certo punto... viene insidiato anche mediaticamente da un personaggio come Conte, no? Cioè che addirittura va contro Draghi. Ecco, la cosa sembra abbastanza strana, quantomeno, no? Beh, è abbastanza tutto strano. È abbastanza tutto strano. Quindi, francamente, davvero, io credo che noi non sapremo mai. È vero che la politica è fatta anche, quello che appare della politica è fatta come un biliardo, no? Quando tu metti la palla in una buca, la palla ha toccato 3, 4, 5, quelli bravi fanno anche 7, 8 sponde. Quindi è chiaro che ci sia un lavorio di tante risultanti che poi provocano, no? Un risultato definito, di tante variabili che poi si intersecano, quindi non funziona mai sempre come vuoi. Non è che c'è un grande vecchio che determina tutto. Anche perché, appunto, questo discorso della democrazia, devono dargli una parvenza e non controllano proprio i dettagli, no? E quindi a volte gli scappa una roba. Perché se no, si dice, c'è Putin di là, ma perché Draghi non fa le stesse robe di Putin? Ma noi abbiamo discusso per caso, no? Abbiamo discusso per caso sulle questioni nodali, della pace, della guerra, delle grandi scelte economiche. È arrivato lì, ha detto si fa così, punto e basta, il Parlamento ha votato. Quindi... Ora c'è anche un altro tema che l'ha sollevato anche, proprio visto che abbiamo citato Ugo Mattei, è quello dei poteri che sono stati affidati a, lui dice sempre Draghi, no? Nel perimetro dei poteri che ci sono stati affidati, ma non sembra un governo di ordinaria amministrazione, cioè le questioni sono piuttosto rilevanti. Ma intanto, appunto, sì, si arriva fino ad ottobre su temi nodali. Ad esempio, mi pare ci sia di nuovo un altro invio di armi,
non mi pare che sia l'ordinaria amministrazione. Ma, come dire, non c'è opposizione dentro quel Parlamento, se ne fottono. E francamente anche nelle piazze, adesso ad agosto la vedo un po' dura, ecco. Cioè, sai, poi, come dire, bisogna anche fare una considerazione di questo tipo. Cioè, poi alla fine ogni popolo ha il governo che si merita, eh. È chiaro, Questa è una considerazione che va fatta. Insomma, va bene. Poi c'è la domanda di Virgi, dice: come faranno gli elettori a capire che quel simbolo nuovo siamo noi? Non si perderà tra tutti gli altri simboli? Domanda lecita. Bisogna farlo conoscere, bisogna lavorarci, assolutamente. Noi avevamo pensato che si votava marzo, aprile, maggio, giugno, l'anno prossimo. Questi sanno. Nel giro di una settimana ci hanno chiuso la vicenda. È vero. Dovremmo avere una campagna mediatica con i cartelloni, con le vele, no, i camion. Non l'avremo. Che ci posso fare? Io ci metto tutto il mio impegno, tutta la mia capoccia, tutto quello che si può fare, però le basi di partenza sono queste. Stefano dice: pensando al futuro, concretamente, quali sono le possibili modalità per uscire dall'Unione Europea e dalla NATO con tutte le basi presenti? Io parto dal presupposto che la politica è fatta di rapporti di forza. Quindi, se noi vi sarà capitato di sentire le persone dicono: ma vogliamo uscire dall'Unione Europea, ma sei proprio sicuro? Io gli dico: guarda, se non c'è nessuno che ha una posizione netta sull'Unione Europea, dice quello che c'è, quello che l'Unione Europea davvero è, non avrai neanche la possibilità, per chi non la pensa così ma vuole anche trattare un po', di farlo. Mi spiego meglio: se ci fosse un partito comunista, un partito con Rizzo, non lo so, che dice fuori dall'Unione Europea e prende il 15-20% e ha un potere nella società, una pressione vera, magari non riesce a uscire dall'Unione Europea, no? Perché se hai una parte non maggioritaria, ma potrebbe essere che chi governa, quando va a rappresentare l'Italia, dice: attenzione, se voi ci date tutti questi ordini all'Unione Europea e all'Italia, quel Rizzo che adesso c'ha il 20% arriva al 60%, quindi dovete farci ottenere qualcosa. Questa è la politica. Cioè, noi chiediamo 100, chiediamo il cambio generale, il ribaltamento, finché non abbiamo il rapporto di forza per farlo non lo facciamo, ma se ci siamo, quelli che devono trattare e vogliono essere loro al potere, devono tenere conto della nostra presenza. Guardiamo la storia dell'Italia nel secondo dopoguerra. E quando Andreotti andava a Washington, probabilmente te gli dicevano: andate avanti, e quell'altro diceva: non possiamo andare troppo avanti, perché qua in Italia c'è il Partito Comunista Italiano, c'è il 30%, ci sono i sindacati, quelli veri, adesso fanno ridere. Ci sono i sindacati, si bloccano il paese, quindi alcune cose non le possiamo fare. Cioè, è come, non lo so, se vado io a menarmi con Tyson, mi tira un pugno, casco per terra, no? E se andiamo in 4-5 con Tyson, qualcosa otteniamo, capisci? Ma tu hai proposto di reintrodurre il Green Pass su treni e bus? Qualcuno sostiene questo? No, noi siamo sempre stati contro quella vicenda lì. Ecco, ad esempio, questi qua, cioè, ho notato l'altro giorno, è arrivato uno, ha preso un mio filmato dove io dico: il governo non si vuole rendere conto che non ha la volontà politica di mettere l'obbligo vaccinale, perché dovrebbero poi pagare per gli effetti avversi, e quindi mette un obbligo vaccinale, diciamo così, realistico ma non formale, così non pagano sugli effetti avversi. Non puoi fare nulla, no? Anche se gli effetti avversi ci sono. Beh, sono andati a cercare quel filmato per dire: ah, vedi, forse allora lui voleva l'obbligo. Vaffanculo questa gente qua.
questi sì. C'è un utilizzo, insomma, delle dichiarazioni. Sì, appunto, no? Sì. Dice Fabrizio, per destare le coscienze occorre ricordare all'infinito quali diritti civili sono stati negati in questi due anni. Lo farete? Diritti civili? Qualcuno sarà stato negato. Di sicuro sono stati negati i diritti sociali. Ad esempio, gli operai, i lavoratori cinquantenni che non avevano il Green Pass sono stati licenziati. Caspita, gli hanno... è stato un diritto sociale e anche civile in questo caso, negato, terribile. Se guardiamo i diritti del lavoro in generale, ogni giorno muoiono 3-4 persone sul lavoro. Abbiamo i sindacati che fanno la spola dai governi e dicono è una strage, basta, non fanno niente. Sapete cosa bisognerebbe fare? Investire. Investire nei controlli affinché le regole vengano rispettate, investire nella cultura del lavoro, cioè invece di fare che ne so, le attività scuola-lavoro mandando i ragazzi a cuocere le bistecche al McDonald's, perché questo fanno a gratis, si potrebbero fare dei corsi, certo bisogna investire, pagare dei professionisti, già dalle scuole elementari, un'ora alla settimana sui temi del lavoro, sui rischi, sulla sicurezza, sul fatto che se passi vicino a un cavo dell'alta tensione ti puoi fulminare. Quanta gente muore perché non ha una conoscenza del meccanismo? Poi ci sono anche imprese che non stabiliscono le regole, non si attengono alle regole. Poi ci sono anche delle regole magari che vanno spiegate. Però la cultura sugli incidenti del lavoro, sul fatto che il lavoro sia una cosa pericolosa, va instillata in tutto il paese. Costa, certo che costa, ma nel frattempo abbiamo una strage. Ogni anno muoiono 1300-1400 persone sui luoghi di lavoro, una roba folle. Se fate conto, negli ultimi 20 anni, cioè, sono morti più italiani rispetto a tante altre casistiche, dalla gente che andava da incidenti. Cioè, gli incidenti sul lavoro sono la casistica più alta, è una strage insopportabile, davvero. Però poi quelli che possono fare le cose, i sindacati, i governi, le forze politiche, se ne fottono, e anche le imprese. Ancora, la società si sta scollando, mancano i vecchi punti di riferimento, non ce ne sono di nuovi, distrutta la famiglia, quasi tutto ciò che ci identificava, i governi giustamente traballano perché non poggiano su quello che fu sempre chiamato il buon padre di famiglia, concettualmente. È vero, è vero. Non ci sono più, c'è una confusione generale, c'è una confusione culturale. Pensate all'arte e alla cultura. Con questo politicamente corretto non si potrebbero più avere i capolavori del cinema italiano. Pensate a un film di Monicelli, non poteva fare i suoi film. Amici miei, non l'avrebbe mai potuto fare Monicelli. Ed è solo di 40 anni, 50 anni fa. Sono capolavori assoluti, perché devi fare attenzione a come parli, a come dici, quella parola non si può dire, l'altra bisogna coniugarla in un certo modo. Sono tutte delle cose folli che vengono prodotte scientemente da un meccanismo di, diciamo così, di deidentificazione del genere umano. Bisogna essere. Alcuni ho sentito dire, ma questo è il comunismo. No, è il contrario del comunismo. Cioè, nel senso che vogliono una massificazione, una Macedonia schiacciata verso il basso, dove sei solo un pezzo per il consumo, basta. Ancora, intanto come si è risolta? Poi no, è ribalzato agli onori delle cronache per quella storia, no, della tua espulsione, come si è evoluta, poi quando non se n'è più parlato? Beh, perché erano 31, se ne sono andati. Marco Rizzo, scusami, di cosa parlo? Poi ancora chiedono proprio una dichiarazione esplicita, dovete dire se siete chiaramente contro il Green Pass e obbligo vaccinale. Lo dico chiaramente, siamo contro il Green Pass e l'obbligo vaccinale. Adesso non ci rompete più i coglioni, l'abbiamo detto 1000 volte.
Marco, che ne pensi di Di Battista? Dice delle cose serie, giuste. Se io penso, molte delle cose che dico, che penso, che faccio, sono simili alle sue. Io mi impegno nella politica. Cerco di tradurre questi pensieri in politica. Il 5 Stelle oggi, se pensassero di dargli una riverniciata con la foto di Di Battista, allora mi farebbe cambiare il mio giudizio su Di Battista. Però, come dire, ci possono essere dei pensatori che non si impegnano poi direttamente. Ci sono persone che dicono delle cose, sono dei pensatori, possono essere utili. Io credo che uno che vuole fare politica, vuole cambiare i rapporti di forza, deve pensare, agire e costruire. Questa è la mia personale opinione. C'è già un programma di Italia Sovrana Popolare? Ma sostanzialmente sì, perché la discussione, abbiamo fatto manifestazioni, siamo stati in 22 città, siamo andati avanti alla base NATO di Gaeta. Allora, se dovessi dirlo, intanto il titolo è il programma. Vogliamo un'Italia sovrana e popolare. Cioè vogliamo partire, poi c'è nella bandiera, c'è anche scritto torniamo alla Costituzione. Ci sono 3-4 temi fondamentali, diciamo 3, le libertà, il lavoro e la società e la guerra. Le libertà sono quelle che appunto evitano di avere uno Stato che sta dalla parte del multinazionale del farmaco e non della salute pubblica collettiva, ad esempio. Quindi medicina di prossimità, medicina preventiva, salute pubblica, investimenti per nuove strutture, investimenti sui medicinali preventivi, insomma tutto quello. Quindi queste, le libertà, nessun obbligo, no? Tanto più su cose non testate. Cioè, questa è la prima cosa, le libertà. L'altra questione è il lavoro. Si può lavorare tutti, si può lavorare meno, si può fare una battaglia per i settori fondamentali che devono essere pubblici, bisogna evitare le privatizzazioni in un sacco di settori che portano malfunzionamento e speculazione. Quindi i temi del lavoro. E poi la guerra. L'Italia ripudia la guerra. Quindi siamo contro. E chiaramente anche, non solo siamo contro la guerra trullallero, trullallà. La NATO è un'organizzazione offensiva. Bisogna uscire dalla NATO. Cosa ci facciamo noi dentro un'organizzazione di quel tipo? Cosa si fa un'organizzazione di quel tipo con basi americane non controllate dal governo italiano, dalle forze armate italiane, con bombe atomiche che potrebbero essere scagliate su altri paesi e noi potremmo anche ricevere il controcanto? Ma perché dobbiamo stare lì dentro? Cosa ci serve? Questa è una roba importante. Quindi questi tre punti, libertà, lavoro e società e guerra, sono temi che ci uniscono tutti. Mi dicono, ma tu cosa c'hai da intendere con la Donato? Su questi tre punti la Donato la pensa così, poi su altre cose ci sarà chi è del Toro e chi è della Juve, ma questi sono temi importanti, capisci? Sono temi che ad esempio ci differenziano dal PD, che diventa il nemico totalmente, perché su questi tre punti il PD la pensa come la Meloni, è chiaro? Ma nel caso il caso venisse eletta, la Donato sarebbe parlamentare in duplice veste europea e nazionale? No, non si può, lo sai, no? Dal 2004, io ero capogruppo alla Camera per i comunisti italiani e votai la legge che impediva, mentre allora si poteva ancora, avere il duplice incarico, cioè potevi essere parlamentare italiano e parlamentare europeo. Votammo la legge, io ero uno di quelli a favore, ed ero già candidato anche al Parlamento europeo, quindi ho votato, però era una porcheria, ho votato contro di me, contro i miei, diciamo, affari, ma puoi essere parlamentare italiano e parlamentare europeo. Tra l'altro, se voi andate a vedere la storia dei leader, sono stati tutti da tutte e due le parti. Adesso non voglio sbagliare dicendo nomi, da Veltroni sicuramente, Bertino, parlo dei miei, così, di quella parte, Bertinotti sicuramente. Cioè, erano al Parlamento italiano e al Parlamento europeo. Una vergogna. Volevano presidiare tutto. Giovanni, sono convinto... No, ora prendere questi pezzi. Guarda, perché poi per capirci, guarda, faccio un segno con le mani.
un parlamentare prende, noi versavamo un sacco di soldi al partito, eravamo, diciamo così, i più non corretti, forse i più fessi. Un parlamentare prende tre cose, si vedono con le mani, tre cose. L'indennità, il portaborse e, diciamo, gli extra, che sono tante cose, ma sono soldi. Se stai al Parlamento europeo, quelli che stavano due volte fino al 2004 avevano una sola indennità, ma avevano due portaborse e due, diciamo così, ammennicoli per tutte le altre cose. Quindi avevano di fatto due stipendi. Questo era il motivo per cui Mastella, Bertinotti stavano tutte e due le parti. Giovanni dice: io sono convinto che se riescono a rispettare i tempi che questi antidemocratici hanno messo, l'antisistema supererà il 15-20% e poi ci sarà da ridere. Se ce la facciamo, sì, lo penso anch'io. Quindi alla fine, secondo te, prevarrà più, ecco, il tentativo di premiare chi si candida rispetto a rinunciare totalmente? Ma se riusciamo a candidarci, gli facciamo paura, ma vi assicuro, è davvero una impresa ardua. Sofia dice: nel vostro programma avete un piano industriale di lungo periodo per sostenere l'economia, come intendete risolvere il problema energetico? Beh, intanto, appunto, ecco, già una domanda di questo tipo prefigura un governo, un'ipotesi di cambio di sistema che pensa alla politica industriale, alla programmazione. Tu non puoi pensare da una legislatura all'altra, non puoi pensare con leader, personaggi che passano dalla regione. Pensavo, adesso leggevo di Zingaretti, che questo dice: ah, forse mi candido, non mi candido, vado al Senato. Se sei il presidente della regione, devi stare alla regione. Ma abbiamo delle figure, il sindaco di Roma, ecco, divertente, Roma non funziona, ci credo, abbiamo messo questo qua Gualtieri, nel 2000, non voglio sbagliare le date, ma credo di essere preciso, nel 2018, no, nel 2000, ecco, nel 2019 si candida al Parlamento europeo e viene eletto di nuovo, era già parlamentare europeo, viva. Sei mesi dopo diventa ministro e quindi deve lasciare il Parlamento europeo. Dici, vabbè, è stato, ma si è candidato al Parlamento europeo sei mesi prima, quindi uno dovrebbe stare cinque anni. No, diventa ministro dell'economia e delle finanze. Poi, durante il periodo in cui era ministro dell'economia e delle finanze, si libera il collegio di Roma, perché Gentiloni va alla Commissione europea, e quindi lui, che è ministro e quindi prende comunque lo stipendio da deputato e più gli ammennicoli in più per ministro, si candida in un collegio a Roma, vince il collegio e quindi è passato. Sei mesi prima faceva il parlamentare europeo, poi ha fatto il ministro, poi si è messo a fare anche il deputato, tra l'altro sottraendo quel collegio che ha vinto ampiamente, perché il centro di Roma, ormai il PD nelle periferie non prende i voti, ma nel centro li prende, ha sottratto a Cooperlo quel collegio, con una bulimia, no, di cariche, perché tu fai, cioè, il ministro, prendi lo stipendio da deputato e il surplus da ministro. C'è un posto libero, lascialo uno del tuo partito che fa il deputato. Tu lo farai male, non lo farai a metà. Niente, ha fatto quello. Dopo che è diventato, poi il governo è caduto, è cambiato, è arrivato Draghi, lui non ha più fatto il ministro ed è rimasto semplice deputato. Si è candidato a sindaco di Roma, ha vinto le elezioni, è diventato sindaco. Questo nell'arco di 3 anni, 4 posti. Questa è la politica. Come fai a pensare che gente del genere dice: ma noi dobbiamo programmare, allora, non so, il nucleare è pulito per davvero? Quelli che dicono, se questa gente dice: allora mettiamo il nucleare, ma il nucleare, se lo metti adesso, ci sarà tra 20 anni, che nucleare ci sarà? Insomma, una riflessione. Siamo in mezzo al mare, potremmo essere un crocevia del Mediterraneo, dell'Europa del Sud, potremmo stabilire delle, non lo so, ma anche i porti, potremmo stabilire delle zone franche, potremmo fare 3.000 cose, non si fa nulla. Salvo prendere gli ordini, ecco, sulle armi, avete visto, bastata una risoluzione parlamentare in una sola delle Camere che diceva: sì, si possono mandare, ci sono avvocati a sé tutto e mandiamo armi, cannoni, non sappiamo neanche cosa stiamo mandando. Quindi quando si vuole fare in fretta, si fa in fretta. È un rapporto tra di subalternità dell'Italia rispetto a questi poteri forti.
Grazie a Marco Rizzone, torneremo a parlare prossimamente. Buona giornata. Italia sovrana e popolare. A lei.